far parte di una banda è sempre due facce della medaglia, no? Da una parte hai la protezione di un gruppo, però dall'altra comunque dietro l'orgoglio si nasconde la paura, comunque per la famiglia più che altro, perché il primo sbaglio che tu fai vengono a toccare la tua famiglia, no? Le bande latinoamericane sono il nuovo incubo di Milano, ma cosa significa essere affiliati a una gang? Lo abbiamo chiesto a questo ragazzo che non vuole mostrare il suo volto per timore di ritorsioni e che per 3 anni, quando era minorenne, ha fatto parte di una delle bande più pericolose della città. Ma l'ingresso com'è stato? Come avviene? Qual è il rito d'iniziazione? L'ingresso d'iniziazione che sono principalmente che ti picchiano, ecco, o ti picchiano, ti assegnano una missione da fare. A te cos'è che ti chiesero di fare quando entrasti nella banda? No, a me io ho dovuto fare picchiare una persona selvaggiamente, quasi ammazzandola. I partecipanti di una banda non sono solo uomini, ma sono prevalentemente anche donne. Una donna, per riuscire ad entrare a parte di una banda, deve essere violentata da tutto il branco, diciamo. Ed è complesso uscire dalla banda, te come hai fatto a uscire? Ci sono vari modi, o cerchi di avere un dialogo col capo, o se no scappi. Se poi ti trovano, comunque è finita, perché o ti fanno fuori o ti sequestrano e ti iniziano a tagliare magari qualche arto e mandarlo alla tua famiglia. A Milano all'incirca ci saranno una decina di bande. La funzione è che se tu in pratica invadi il territorio di un altro, ci sono ripercussioni a dir poco spaventose. Le attività principalmente criminali sono spaccio di droga, spaccio di armi, rapine. Ho visto da pistole a macete, a spranghe, esplosivi creati in mano, nel senso che comunque si facevano artigianalmente, si prendeva un po' di polvere da sparo, un po' di carta stagnola, si buttava questa quantità di esplosivo dentro e poi si lanciava. Chavala matando, Italia invadiendo.